Noi facciamo una serie di cose insieme e questa festa interregionale della caccia, della pesca e dell'acquacoltura rurale sarà un momento importante, sicuramente di aggregazione. Si tiene dall'1 al 4 maggio qui al Palelago, qui a Vicenza, abbiamo scelto Vicenza, al Palelago di Marò e Torri Guardesolo, dove facciamo tante cose assieme, l'elemento di aggregazione, dietro troverete il programma, l'inaugurazione ci sarà il 1 di maggio e durerà fino al 4 maggio, dove ci sarà, avremo la possibilità con la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole di poter, a nostra zona sera tutti i giorni, faremo stand gastronomici dove si potranno gustare i prodotti tipici, abbiamo 1500 posti a sedere, quindi è una cosa che faremo in grande, sarà la partecipazione di diverse migliaia di persone, dove ognuna di queste attività si presenterà per fare in modo da far capire soprattutto a chi non ci conosce, noi partiamo sempre dal presupposto che queste cose di cui vi ho parlato spesso non sono conosciute. Allora bisogna fare in modo, il miglior modo per farci rispettare è quello di farci conoscere, e questo sarà per noi una vetrina, un modo per farci conoscere e per spiegare anche all'opinione pubblica, anche attraverso il vostro prezioso contributo, fare in modo che la gente sappia cosa c'è dietro le nostre attività, in modo tale che conoscendoci l'opinione pubblica ci possa rispettare, ma anche le istituzioni, partendo da quella comparazione di cosa che ho fatto, di cosa rappresentiamo in termini numerici, economici, occupazionali, culturali e sociali, e cosa rappresentano coloro che vorrebbero farci chiudere le nostre attività. Noi culturalmente non partiremo mai dall'idea di voler per forza abolire o annientare un'attività solo perché noi non la condividiamo. Se viene esercitata nel rispetto della legge di libertà altrui, non ci daremo mai da fare per cancellare le altre attività. Invece loro hanno un approccio culturale che è assolutamente diverso. In questi 4 giorni, quindi, noi alterneremo momenti di aggregazione, momenti anche di ludici, di divertimento e quant'altro, a momenti culturali con della convegnistica, dove abbiamo un cuoco di grande fama che verrà a illustrare delle ricette della cucina vicentina e veneta, per dire che è una volta che viene magari sorpassata, travolta o ignorata a favore delle cucine internazionali e quant'altro, che spesso non danno neppure il senso della provenienza. Del resto, la nostra battaglia che continuiamo a fare per la qualità, la tipicità e la salubrità dei nostri prodotti, anche in questo è un messaggio che deve essere dato, no? Quindi il messaggio che diamo è questo. Noi partiamo dal presupposto, no? Se è vero come è vero, che la felicità non si raggiunge avendo ciò che si desidera, ma desiderando ciò che si ha, noi vogliamo fare in modo che si capisca che abbiamo tante cose di cui siamo ricchi, anche dal punto di vista culturale, e vogliamo fare in modo che questa ricchezza sia conosciuta, apprezzata e rispettata. Semplicemente questo è quello che facciamo. E per dire, noi, come dicevo, abbiamo creato questa aggregazione che è importantissima a livello nazionale, questa è una struttura a livello nazionale, stiamo radicando sul territorio nazionale, però come sempre avviene, non ti devi essere ipocriti, no? Per fare le cose servono idee, persone pronte a realizzare i progetti, e servono anche risorse, perché sono umane ma anche finanziarie, no? E di questi tempi chiedere aiuto alle nostre imprese perché ci diano una mano sembra addirittura un affronto, perché già sono dissanguati da questa crisi che morde ovunque. Quindi abbiamo creato una fondazione, abbiamo dato vita contestualmente a una fondazione che è la Fondazione per la Cultura Rurale, troverete anche di questo un esempio. Questa fondazione è lo strumento operativo che, beneficiando del 5 per 1000, come tante altre ONLUS, questa è il ricorso internazionale, stiamo facendo riconoscere l'Unione Europea, questa ONLUS è strumento operativo nostro, ci permette attraverso il 5 per 1000 di finanziare le nostre attività. E ci permette di mettere in piedi iniziative tipo quelle, qui vi abbiamo sottoposto quelle che abbiamo messo in cantiere solo in Veneto, per dire, no. Allora, noi abbiamo partecipato a un bando, come credo qualcuno di voi saprà, per la gestione del Bosco di Due Ville, che è un'area naturalistica di valenza internazionale perché fa parte di una rete ecologica comunitaria che si chiama Rete Natura 2000, che è composta da siti di importanza comunitaria e da zone di protezione speciale. Ecco, questa area naturalistica di valenza internazionale, noi abbiamo partecipato a un bando fatto dalla provincia, ci siamo aggiudicati la gestione di quest'area e la gestiremo come Fondazione per la Cultura Rurale assieme all'associazione culturale e assieme a tutte le attività che sono qui rappresentate. Quindi queste categorie verranno lì, quindi il mondo agricolo verrà lì in questo posto, per fare in modo che chi verrà a visitare le nostre bellezze naturali, se ne torni via, se viene dall'Italia o dall'estero, anche con il ricordo delle nostre
ricchezze enogastronomiche, per dire, vengono per questo, vengono male giù d'Italia. Cioè noi, anziché andare in giro per il mondo attraverso lice e quant'altro a promuovere i nostri prodotti di qualità, sarebbe intelligente, siccome siamo meta turistica, no, da un flusso turistico che viene da tutta la parte del mondo e vengono per vedere le nostre bellezze storiche, artistiche, culturali, ma se associassimo il messaggio, quando uno torna lì, il giapponese che viene qua perché ha visto Firenze, Venezia, Roma e quant'altro, se ne torna via con il gusto in bocca dei nostri prodotti enogastronomici, quello è il miglior modo per fare un servizio e valorizzare, e anche perché tutte queste attività, per continuare a essere esercitate, hanno bisogno di avere un reddito. Il miglior modo per garantire un reddito è che vengano comprati i nostri prodotti, no? E perché diciamo comprati i nostri prodotti? Non perché costano meno, non possono costare meno, perché i nostri prodotti sono prodotti che hanno qualità, tipicità e salubrità garantita. I prodotti che si acquistano in giro per il mondo possono avere come elemento interessante il basso prezzo, ma nient'altro. E invece noi diciamo, quando comprate i nostri prodotti, voi che venite dall'Italia o fuori dall'Italia, perché spesso le nostre ricchezze italiane sono più apprezzate all'estero che non, tornando al discorso, che non è in Italia. Quindi giusta facendo qua, per dire, capire che quel qualcosa in più che si spende non è buttare via i soldi, ma è un investimento che si fa a vantaggio della nostra salute e dei nostri cari. Anche questo è un messaggio che vogliamo far transitare attraverso le nostre iniziative. Ecco, vi dicevo, Bosco di Duville è uno degli esempi, quindi gestiremo per i prossimi anni noi come fondazione con la collaborazione di pescatori, di cacciatori e quant'altro. Un'altra cosa concreta che stiamo realizzando, ma anche cancellato, abbiamo con un accordo fatto con i comuni di Cismondo e Grappa, abbiamo preso 5 maghe diroccate in comuni di Cismondo e Grappa, nel massiccio del Grappa, poi a 500 metri dall'ossario, vedete qua dentro, le abbiamo prese, erano sassi diroccati, le abbiamo rimessi a posto, inaugureremo quest'estate 5 maghe che adibiremo a centro didattico culturale, così come il centro didattico culturale sarà il Bosco di Duville, centro didattico culturale di Cimarappa, a 1600 metri, un'area naturalistica di valenza internazionale, che trasformerà, perché vogliamo fare in modo che la gente possa avvicinarsi e conoscere il proprio territorio, le ricchezze del nostro territorio. Perché anche per rispettare il nostro territorio, il miglior modo per noi è quello di conoscerlo, conoscere flora, fauna e tutto ciò che ne consegue, e creare le condizioni perché ci sia maggior rispetto. Vedete qua un altro centro didattico, qui abbiamo preso una scuola dirocata abbandonata, al comune di Cerea, e l'abbiamo trasformato in un centro didattico culturale. L'ultima cosa, abbiamo messo i principali, stiamo facendo tutti i dettagli di questi anni. Abbiamo presentato, in sinergia con l'Università Ca' Foscari di Venezia, abbiamo presentato un progetto a livello europeo per la valorizzazione e ripristino ambientale delle lagune di Venezia. Il progetto è stato approvato dall'Unione Europea e lo andiamo a realizzare in sinergia tra cacciatori, pescatori, agricoltori, amanti della natura. Quindi alcuni esempi di ciò che stiamo facendo come fondazione per dimostrare che in questo periodo, in Italia, scusatemi, soprattutto in questo periodo, l'Italia per sollevarsi non ha bisogno di divisioni, ma ha bisogno di unire le forze tra coloro che vogliono fare qualcosa di concreto, di pubblica utilità. Ecco, noi vogliamo unire le forze di tutti i portatori della cultura rurale, già l'abbiamo fatto, per fare qualcosa che va a beneficio dell'intera collettività. Solo la gestione del patrimonio faunistico, sia faunalitica, selvatica che ambientale, è per noi una grande responsabilità. Noi siamo chiamati, con le nostre conoscenze, siamo chiamati a gestire qualcosa che non è nostro. Il patrimonio faunistico e ittico non è dei pescatori o dei cacciatori o degli ambientalisti, è dell'intera collettività. Noi siamo chiamati, con le nostre conoscenze, a gestire qualcosa che non è nostro, ma che è un patrimonio di inestimabile valore, che deve essere gestito da mani esperte per tramandarlo alle future generazioni in condizioni ancora migliori rispetto a quelle di cui godevano quando ci è stato consegnato. Ecco il nostro senso di responsabilità. Durante la festa interregionale, ci saranno tanti eventi, poi vi invito magari a darsi un'occhiata, dietro c'è il programma, no? Uno a livello culturale. Noi andremo ad esporre il materiale che è stato oggetto di una collezione da parte di un nostro caro amico, andremo ad esporre tutti gli strumenti, attrezzi usati nell'ambiente rurale ancora anche nei secoli scorsi. Perché lo facciamo? Lo facciamo per far capire, soprattutto ai giovani,
che se adesso possono permettersi di andare in giro con il telefonino dell'ultima moda e con l'iPad e quant'altro, questo è possibile perché i loro genitori, i loro nonni e le loro nonne hanno sofferto molto e hanno fatto tanti sacrifici. Quindi quello che hanno devono capire che non è scontato, ma che è un valore che è il frutto di tante sofferenze. Quindi quando facciamo vedere che le nostre nonne, anziché pigiare il bottone della lavatrice l'ultimo grido per dire no, una volta si andava a lavare i panni mettendo le ginocchia nel bagnato di una tavola di legno lungo un fosso. Quindi anche questo messaggio culturale è per dire noi quello che abbiamo non è scontato. I giovani quello che devono capire che non è scontato, ma che è il frutto di una serie di sacrifici che hanno permesso loro di vivere ad avere un livello di vita che è notevolmente diverso adesso, no? Quindi anche questo messaggio, il discorso di prima, bisogna desiderare quello che sia e capire che quello che sia è il frutto di tanti sacrifici. Mi fermo qua perché potremmo fare tantissime cose. Ecco lì, facendo questo tipo di ragionamento anche con la mostra dei prodotti, degli attrezzi usati nell'ambiente rurale, anche in questi discorsi, è un modo per far capire che tipo di evoluzione c'è stata e che tipo di ragionamento. Io mi fermo qua per dire, adesso magari flash, tanto per presentarci, ci presentiamo in modo tale da capire, ovviamente una piccola delegazione, non potevamo parlare a tutti i rappresentanti, li vedrete poi durante la festa, per dire chi siamo e cosa rappresentiamo. Velocissimamente. Siamo qui, Enrico Pizzolo, io sono vicepresidente di Confagricoltura Vicenza e noi come Confagricoltura abbiamo partecipato facendo da link tra le nostre aziende e la fondazione, e quindi ci saranno alcune nostre aziende che parteciperanno attivamente portando i loro prodotti e quindi permettendo agli avventori di comprendere, assaggiare, degustare quelli che sono poi i prodotti che arrivano dalle aziende agricole vicentine. Perfetto. Io mi chiamo Carlo Zattera, sono il presidente dell'Associazione Provinciale Ormicoltori Vicentini in rappresentanza della FOI. Intanto ci riconosciamo negli obiettivi della Fondazione per la Cultura Rurale. Siamo assieme in questa occasione, non potremmo portare a far vedere molti uccellini perché questo è il periodo dove gli uccellini nascono, dove in Italia attraverso la federazione più o meno 2000 uccellini nascono attraverso gli allevatori della FOI. Loro hanno un motto, perdonami, allevare e proteggere, mentre qualcuno pensa, sempre gli integralisti, che solo per il fatto che loro tengono gli uccellini in gabbia siano dei torturatori, servizietori e quant'altro. Invece in realtà il loro motto è allevare e proteggere. Proprio come dicevo, che loro hanno salvato dall'estinzione tantissime specie. Allevare, proteggere e conservare. Io chiudo subito perché immagino. Ecco, come diceva l'onorevole prima, parlando solo di un tipo di uccellini, il cardinalino del Venezuela, che è l'uccellino attraverso il quale nel canarino c'è il fattore rosso, il canarino è diventato rosso completamente. Ce ne sono di più negli allevamenti italiani che non in Venezuela. Per cui allevare e proteggere e conservare, e quello che auspichiamo è che tutto quello, l'indotto attorno al nostro mondo, che è rilevante per l'occupazione e per anche la presenza nelle case degli anziani, dei portatori di handicap, la pet therapy con gli uccellini è una cosa importantissima. In Italia ci sono, di là che non se ne parla mai, ma circa 12 milioni di uccellini nelle case degli italiani, per cui vuol dire che è una cosa che deve cominciare ad essere anche seguita e capita. E non per questo condividete la svolta animalista dicendo che siccome ci sono 12 milioni di uccellini oppure 8 milioni di cani, bisogna essere tutti quanti animalisti. Si può voler bene gli animali senza diventare integralisti del mondo ambientalista. E anche questo sembrava uno sfondo. Anche questo sembrava uno sfondo. Sono Massimiliano Filippi, sono segretario generale di Federfauna e storicamente anche vicepresidente dell'Associazione per la difesa e la promozione della cultura rurale. E adesso vi spiego anche perché. Allora, dirò alcuni dati, visto che erroneamente anch'io do per scontato delle cose e invece quel signore lì una volta... Ma ve la racconto. Allora,
Solo la filiera zootecnica fa in Italia circa 1 milione di occupati, perché ci sono gli allevatori, ci sono i trasportatori, ci sono i veterinari, ci sono i macellatori. Una cosa che sembra di nicchia come il circo fa 50 imprese, circa 5.000 occupati e circa dai 2 ai 5 milioni di pubblico. Quindi abbiamo dei numeri veramente imponenti. L'allevamento anche di nicchia, come quello degli animali da pelliccia, è stato, tanto contestato dagli animalisti, è stato il primo in Italia che ha fatto la cosiddetta operazione di internazionalizzazione, ovvero di produrre in Italia e vendere all'estero, per cui portare capitali, denaro fresco dall'estero verso l'Italia. Ecco, ma anche, quindi noi siamo soprattutto allevatori, abbiamo un grandissimo interesse per il benessere animale, perché la vacca che sta bene produce, la vacca che sta male non produce. Diamo un valore superiore anche non solo all'attività intesa come lavoro, ma anche all'aspetto culturale, perché delle cose che io ho detto magari voi ci masticate, parlate con le persone, ma molte persone le danno talmente per scontato, vanno al supermercato a comprare la roba, ma non sanno a monte che tipo di filiera ha e quante persone ci lavorano di questo loro gesto banalissimo di andare al ristorante o andare al supermercato a comprare la cosa. Grazie. Io sono Massimo Frattini e sono dirigente nazionale dell'Associazione per la difesa e la promozione della cultura rurale ONLUS. Io direi che è stato detto tutto perfettamente dall'onorevole Sergio Berlato. La nostra è un'associazione che raggruppa tutte le varie realtà portatrici della cultura rurale. Volevo specificare anche una cosa importantissima. Io penso che questo tipo di unità tra persone del mondo rurale sia anche rappresenti per l'Italia, lo rappresenta già per altre realtà in Europa e soprattutto in America, ma rappresenta anche un valido modo per fare ambientalismo. Se pensiamo che l'ambiente integro c'è stato appunto donato dai nostri nonni che vivevano appunto nella cultura rurale, io penso che sia un'alternativa valida a un ambientalismo da salotto nato nelle città e che si basa magari solo su o sui documentari o su cose del genere. Ecco, quindi noi pensiamo che questa aggregazione di attività rurali sia anche un valido modo per fare ambientalismo. Bene, grazie. Maria Cristina Caretta, presidente regionale dell'Associazione Cacciatori Veneti, presidente nazionale della Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane, quindi rappresentante dei cacciatori a livello regionale ma anche a livello nazionale. Noi abbiamo voluto fare arrivare lì alla festa della caccia, della pesca e della cultura rurale anche una mostra dei quadri di pittura del pittore Roberto Lemmi, un pittore che ha vissuto nel secolo scorso e che per 30 anni con il suo pennello ha viaggiato in parallelo con la vita di molti cacciatori. Abbiamo voluto quindi rappresentare anche la caccia sotto l'aspetto culturale, perché riteniamo sia una cosa importante far capire come la caccia c'è sempre stata nella vita dell'uomo, sin dall'antichità. Adesso magari flash, perché poi lasciamo le domande a loro, tanto per presentarci, ci presentiamo in modalità. Abbiamo dato spazio anche a una mostra di falchi, una mostra di rapaci, proprio per dare la possibilità ai ragazzi più giovani di poter vedere da vicino questi esemplari, oltre naturalmente a tutte le attività che fanno parte proprio del mondo venatorio, che è quello di gare di tiro e per tiro al piattello in fossa olimpica. Grazie. Buongiorno, il professor Silvano, presidente del bacino B, parlo a nome di 5 presidenti che hanno Coladore Silvano. Sono il presidente del bacino B qua di Vicenza e rappresento tutti i bacini di pesca della provincia di Vicenza, che sono il Brenta, Astico, il bacino B, Posina e Papat. Questi 5 bacini esprimono circa 8.000 persone, che paga una differenza di misura tra 80 e 100 euro all'anno per poter andare a pescare, oltre alla licenza governativa. Preciso che abbiamo fatto l'anno scorso un aumento della quota della licenza di pesca da 22,72 a 34,
perché vedendo come sta andando avanti il mondo, che i soldi non ci sono più, i pescatori si sono autotassati e la regione questi soldi dal 22, 32, 34 li mette da parte e vengono fatti dei bandi annuali riguardanti il mondo della pesca. In Italia la pesca rappresenta circa 6 milioni di pescatori, tra pescatori che vanno in mare e pescatori normalisti che vanno dietro i canali. Io ho conosciuto Sergio Dallato su un progetto che era che vi ho elencato prima, che è proprio quello del bosco di Giurille per la gestione. Quest'area qui era un'area completamente abbandonata a se stessa, tuttora è abbandonata a se stessa solo il volontariato che partecipa alle pulizie, perché stiamo ancora attendendo di avere in consegna dalla provincia quest'area, che ormai sta facendo impazzire tutti, vero Sergio? Eh sì, perché è una cosa ormai che... ci siamo. Allora, vai, non importa. Allora, il mondo della pesca è molto semplice, tantissimo volontariato, con orari pazzeschi, perché noi ci produciamo il pesce, ce lo introduciamo, lo controlliamo con la nostra vigilanza, in più abbiamo anche un altro piccolo problema, siccome che l'acqua da noi negli ultimi 20 anni è sparita dell'ordine del 40% in senso di piovosità, abbiamo circa, mediamente ogni bacino, dei 35 ai 40 recuperi all'anno. Recuperi significa entrare in acqua alle 6 e mezza, 7 di mattina, il signore sa bene, e vengono fuori alle 5 e mezza di pomeriggio, sempre immersi in acqua, storatore da 10-15 kg di spalla, per salvare il pesce che l'acqua sparisce, che sparisca perché viene presa, viene portata via. Ci sono tanti motivi, perché nell'ordine del mondo che funziona, prima ci sono le centrali idroelettriche, secondo l'agricoltura, il bere per la popolazione e in ultima rimane la pesca. Però se andate a guardare un po' l'insieme di queste cose qui, il mondo della pesca su questi 5 bacini, ci sono persone che vengono da 300-600 km per venire qui a pescare da noi, perché in altre parti d'Italia non c'è più nulla. Vicenza ha un bagaglio culturale in materia di preservazione di pescato che penso non è unica a nessuno. Sto parlando solo, l'unica differenza è Alto Adige e Valle d'Aosta, quindi regioni a statuto speciale e non. Quindi capite che anche qua, quando ora di grana, da una parte c'è una montagna, dall'altra non c'è. La festa viene fatta assieme con tutte queste associazioni qua perché il fine comune, l'ultima volta che siamo trovati in fiera con Dallato, uno mi fa, ma senti un po', come fa un pescatore, lo dico in Veneto, andare d'accordo con un cacciatore? E mio, ho guardato qua, e ho pensato solo a un attimo, già due risposte a dare. La seconda l'avevo accanto a un, senti un po', se il fine comune tra loro e noi altri è preservare l'ambiente, a me non me ne frega tutto quello che c'è scritto sopra. Passo è il mio amico Ivo Tomiello, che è praticamente la testa pensante di tutto quello che sta fatto EAU. L'organizzazione della parte della pesca. Pesca. Abbiamo pesca. Diviso l'organizzazione della festa, è fatta per comparti, cioè certo. Sei ai pescatori, dice il lago di Marola, no? Quindi tutto ciò che viene fatto attorno al lago, i pescatori, quindi è stato affidato alle organizzazioni del centro di pescatori. Si sono organizzati, tutte le iniziative fanno loro. Stessa cosa dei cacciatori, stessa cosa degli agricoltori, cioè tutte le categorie, cioè c'è un coordinamento di carattere generale, però ogni settore ovviamente affronta la questione, perché ognuno ha la sua specificità, però la sinergia viene garantita. Ecco, io mi chiamo Ivo Tomiello, sono il rappresentante di tutti i club delle province di Vicenza, in particolare dei club di pesca spinning e di pesca a mosca e pesca al basso, che sono i tre club, i tre tipi di pesca che presentiamo in questa manifestazione. L'ultima cosa, se posso permettermi, ho seguito anche l'organizzazione del Museo della Pesca. Tutto questo avete sentito, no? E le varie attività, noi definiamo la cultura rurale come un mosaico che è fatto di tanti pezzettini, no? Ognuna delle nostre attività è un tassello di quel mosaico. Noi vogliamo salvaguardare tutto il mosaico e vogliamo dire a tutti, se qualcuno pensa di strappare anche un solo tassello, la caccia, la pesca, l'agricoltura, l'allevamento, rovina tutto il mosaico. E noi vogliamo, ci siamo messi insieme anche per fare in modo che tutto il tassello sia, tutto il mosaico sia salvaguardato in ogni tassello, che noi diventa importante. Quindi il nostro motto che è conoscere per rispettare, noi questo conoscere per rispettare lo mettiamo in pratica tutti i giorni nell'esercitare la nostra attività. Però diamo per troppo tempo, vi ho dato per scontato che tutti sapessero quello che facciamo e qual è l'utilità nostra. Invece
adesso vogliamo metterci in moto per fare in modo da far capire che come noi conosciamo, rispettiamo e gestiamo, vogliamo anche noi essere conosciuti e rispettati, perché credo che questo sia il modo più importante, è comunicare. Lì avremo una cosa che abbiamo detto, l'ultima, porteremo le scolaresche. Adesso magari flash, perché poi lasciamo le domande a loro, tanto per presentarci, ci presentiamo in modo tale. L'indipendenza paga! E Vicenza Più, col suo network di periodici cartacei e di quotidiani su web, lo dimostra sempre di più! Decine di migliaia di lettori e centinaia di migliaia di utenti, continuamente in crescita, ora si preparano a vedere Vicenza Più TV. Spot, spettacoli, politica, economia e, ovviamente, informazioni. Sulla vita locale di Vicenza, Bassano, Schio, Tiene e provincia. Col bollino blu di Vicenza Più TV. Indipendente, sempre di più!